Quindi una doppia cosa, veniva ritenuto responsabile dell'aver bloccato, oltre al mancato assenso americano attraverso Fenwick, che non sarebbe arrivato, quindi avrebbe bloccato questa operazione. E poi mi fu detto che nel proseguire questa attività, i De Felice creano questa rivista che si chiama Politica e Strategia, che poi tra parentesi è direttore Salomone, quindi diciamo Esatto. riunisce, che ha sede, almeno per quello che ho visto io materialmente, insomma, che aveva sede nello studio legale di Filippo De Iorio, e che era seguita in particolare da Alfredo De Felice. Questa rivista doveva servire per avvicinare alti ufficiali delle varie armi, anche dei carabinieri, e per cercare di portarli all'interno sempre di un progetto golpista. Nell'avvicinare alti ufficiali dei carabinieri, Alfredo De Felice si trova di fronte Gelli, questo mi viene riferito, che dice: no, questa cosa la gestisco io, cioè sono io l'interlocutore e poi casomai sono io a gestire questa cosa per quanto riguarda i carabinieri. Quindi questo è Il racconto che le viene il fatto. racconto che mi viene fatto, sì, di questo tipo di cosa. Non ricordo se siamo partiti No, da. siamo partiti perché il presidente aveva chiesto di esplicitare, di Sono entrare più nel intromesso e chiedo dettaglio. scusa, però poi temo di dimenticare, quindi. No, 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 ma era stavamo solo. parlando, diciamo, il punto di partenza era la rottura che Sì. avviene tra lei e Calore da un lato e Semerari e De Felice dall'altro, perché lei in qualche Sì. maniera, come ha detto, si rende conto di essere di prestare una organizzazione anche armata al servizio di Gelli, che a pagamento Sì, poter diciamo disporre anche quello che vuole, con l'agenzia del crimine, tanto per intenderci, un po' più capito? in Ecco, lì generale, nel eravamo. senso che Gelli, come ripeto, non c'è, almeno nel momento in cui sono in contatto io, non c'è né riscontro né un procedere di questa storia. Però, per esempio, la stessa cosa era stata proposta alla Camorra, cioè noi ci eravamo messi a disposizione per compiere anche azioni armate, diciamo, e comunque abbiamo passato delle armi. In modo strumentale veniva anche visto il rapporto con la banda della Magliana, alla quale nel primissimo momento, a parte le vicende future, ma il nostro contatto fu perché Semerari e De Felice pensavano che potevamo dare informazioni per un sequestro di persona Sì, ma tutto questo a pagamento, immagino. e poi Cioè. ricevere una parte dell'eventuale riscatto per finanziare La la vostra nostra attività. attività. Quindi era un uso sempre di questi gruppi che stavamo, questo piccolo gruppo che stavamo mettendo insieme, strumentale, cioè che, Esattamente. no? E quindi. Tant'è, ecco, guardi, lei lo dice proprio in maniera, oltre a noi con le frasi che l'ho detto prima, in un interrogatorio che rende il dottor Zincani nell'83. Adesso lo troviamo. Il 9 maggio 83 viene sentito dal giudice istruttore di Bologna, proprio quindi in merito alla strage, e riferisce esattamente questo. Quindi non è soltanto il 2018, ma è una cosa risalente all'83. L'interrogatorio è del 9 maggio 83, la pagina è la numero 4, in cui si dice, lo sintetizzo, anzi lo leggo: "Devo dire che la mia rottura è iniziata quando ho capito che non era il rapporto con Gelli ad esserci strumentale rispetto ai fini della nostra organizzazione, ma che la nostra organizzazione era strumentale rispetto ai fini di Gelli e di De Felice." Sì, Cioè questa proprio la lo sensazione esplicita. era che si volesse questo, diciamo, ecco. Ho capito. Ecco, senta una precisazione, ecco, lei ha detto che Semerari non conosceva Gelli, lei sa che poi Semerari era uno degli iscritti alla loggia P2, L'ha saputo successivamente, come del resto successivamente. anche lo stesso Salomone. Da questo ho Esatto. dedotto che c'era stato un seguito, diciamo, Sì, no, alle mie. poi per sua conoscenza le dico che è stato già prodotto alla Corte un appunto di incontri programmati nell'agenda.
di Gelli tra Semerari e, anzi la gente di Semerari tra Semerari e Gelli il 16 giugno del 1980, quindi sono... Perché in Vormeltest? No, in Vormeltest perché informo la corte. No, allora informo la corte. Sta informando il test. Beh, comunque, se posso dire... Sono anche perché lei dal 79... Sono informazioni che avevo perché sono state... Va bene, era soltanto tanto, è una nota di cronaca. Chiedo scusa, avvocato. Allora, senta, sì. Volevo andare avanti in questa disamina. Ecco, le risulta che alcuni dei quadri, io li chiamo così, di costruzione nazionale avessero rapporti con i servizi segreti? O con esponenti dei servizi? Allora, ovviamente questo, ovviamente, informo chi non fosse a conoscenza di tutti gli atti che conoscete voi, che questa è una storia costante all'interno della destra, diciamo, eversiva, con un rimpallo di responsabilità, nel senso che quelli di Avanguardia hanno sempre detto che i rapporti c'erano quelli di Ordine Nuovo, quelli di Ordine Nuovo hanno sempre detto che i rapporti c'erano quelli di Avanguardia, poi cambiavano i riferimenti da Federico Umberto D'Amato, cioè questo è un motivo di fondo, diciamo. A me interessa che lei riferisca alla Corte di alcuni episodi specifici, non di... Sì, per quanto riguarda episodi specifici, sicuramente ricordo quello con Signorelli che mi ha coinvolto a Palermo. Ecco, lo racconti alla corte esattamente così. Dunque, noi eravamo in vacanza, insomma, in una vacanza mista tra il ludico e il politico con Signorelli. Eravamo ospiti a casa di Roberto Incardona a Trabia. E accade che ci rechiamo a Palermo e abbiamo un appuntamento con altre persone, grosso bar di Palermo che mi sembra si chiamasse l'Extra Bar. Le cose, per come le ricordo io, quelle che mi riguardano personalmente, è che ci avviciniamo, quindi con me c'era Signorelli sicuramente e altri. Ci avviciniamo, c'era Trambusto, un gruppo di persone, macchine della polizia, e vedo una macchina della polizia che transita, e nel transitare qualcuno a bordo che si volta e riconosco, mi sembra si chiamasse Miranda, Roberto Miranda, mi sembra Miranda, comunque uno dei militanti palermitani, evidentemente arrestato, diciamo, quindi penetro in questo gruppo di persone cercando di informare, insomma, di capire che cosa succede, facendomi strada, mi sento afferrare alle spalle in modo piuttosto energico, mi volto e do un pugno, colpisco questa persona e viene arrestato. Come? E viene arrestato. E vengo arrestato perché si tratta di un poliziotto. E ora la questione diventa subito strana, perché in realtà questo poliziotto era, allora, c'erano dei poliziotti della mobile, in realtà non mi ricordo se invece chiamato o era lì per caso, e grazie all'intervento di Signorelli, insomma, in sostanza l'ho portata alla Digos. Bisogna tenere presente che io in quel momento ero uno sconosciuto, vengo portato alla Digos, e non bastando questo, si presenta Signorelli per perorare la mia causa, cioè, come dire, per garantire per me. Quindi di fronte al funzionario della Digos io vengo garantito da Signorelli, è chiaro che, insomma, voglio dire, la mia invisibilità politica, diciamo, in quel momento era annullata. Comunque ho colpito un poliziotto e quindi vengo poi arrestato nonostante gli interventi, ecco, e portato a Lucciardone, dove sto due giorni, io credo. Uscito da Lucciardone torno a Trabia, nella mattinata sono solo perché Signorelli con la moglie è uscito per qualche cosa, e bussano alla porta, suonano alla porta, io vado ad aprire e mi trovo davanti un descritto, insomma, un quarantenne piuttosto ben messo, insomma, per te.
che mi chiede se ci fosse Signorelli, mi paga più tardi, chiede se può entrare, fa riferimento al mio arresto. E allora io rimango meravigliato, quindi dice: ma no, io sono un amico, Signorelli. Rientra Paolo Signorelli con la moglie e nel vederlo vedo che proprio sbianca e si allontanano insieme, diciamo. Io non... Con questo signore. Mi riferisce poi, Signorelli stesso, mi riferisce essere questa persona dei servizi. Mi dà una versione stravagante, insomma, di come si erano conosciuti, perché la moglie doveva fare un colloquio tanti anni prima, non riusciva a entrare. Vabbè, insomma, mi dà una giustificazione di questa conoscenza e, diciamo, la cosa finisce lì per lui. Però a me sembrò molto curiosa, molto strana, poi si aveva una certa sensibilità, come l'argomento stesso che stiamo trattando dice. E quindi poi di questo ne riferì, ne parlammo, insomma, varie altre persone del mio gruppo insomma, manifestarono qualche perplessità, qualche sospetto, diciamo, sulla possibilità. Tra parentesi, sempre per quanto riguarda lo stesso Signorelli, c'era stato un precedente che mi raccontava Sergio Calore. Ecco, esatto, a questo volevo arrivare anche, sì, partendo da questo episodio. Quindi lei non le fece il nome di questa persona, le disse soltanto che era uno dei servizi, sì, quello che bussò alla porta, sì, chiedendo di Signorelli. Sì. Ecco. E invece quell'episodio raccontatole da Calore, se vuole riferirlo. Perché allora fu avvicinato su segnalazione di Signorelli da un ufficiale, se non ricordo male, dei Carabinieri, che propose a Sergio di partecipare, lui ed altri sodali, di partecipare alle azioni congiunte contro le Brigate Rosse, quindi alla ricerca di Covi, insomma così, quindi azioni armate congiunte insieme con elementi, ecco, erano ufficiali dei Carabinieri, quindi... No, ma però sembrò anche allora una cosa connessa, una connessione, sì, una... a questa, ecco, relazione. Invece c'è un episodio specifico che non so, che adesso per dovere, non è di sua conoscenza ma è di Calore, ecco, e la domanda che le faccio è questa: Calore le parlò mai di rapporti di Signorelli nella schedatura di ufficiali dell'esercito per conto del SID? Ne ha conoscenza questo o non ne ha conoscenza di questa cosa? Non me lo ricordo, no, mi ricordo che comunque tra queste operazioni che sembravano chiaramente funzionali a un rapporto ambiguo, c'erano sicuramente operazioni di schedatura fatte nel territorio di Tivoli, eccetera, però questi particolari, queste cose non le ricordo. Non se le ricorda, vabbè, allora produrremo poi... C'era sicuramente operazioni di schedatura, per esempio di elementi di sinistra, di cose da poi passare a Carabinieri o a servizio, cose di questo tipo, però in questa caso, c'era? Sì, sì, questa era... E questa la seguiva Signorelli? Fu una delle prime cose che rifiutò, anche se non con una rottura, ma rifiutò perché... Rifiutò Calore? Calore, sì. Proprio, esatto, perché era uno degli aspetti ambigui, insomma, del... Questa è un'attività che veniva fatta da Signorelli, le, sì, racconto Calore. Sì. Era imputabile a Signorelli questa attività, sì, di schedatura e di informazioni? Sì, sì, beh, perché lui era il capo di, diciamo, di questo gruppo di Tivoli, quindi era lui che gestiva... Ecco, senta, invece dei rapporti non di Signorelli ma di altri soggetti con Federico Umberto D'Amato, lei ne è a conoscenza? In modo vago, e forse avevo qualche episodio che adesso non ricordo, se ce l'ha non me lo ricordi, perché non, adesso glielo ricordo io, sovviene. Un attimo che mettiamo a posto le carte, se no se ci perdiamo, cioè, diciamo, avevo una conoscenza che adesso non saprei neanche a chi attribuire di un ruolo di Federico Umberto D'Amato, però non saprei, che veniva sempre fuori da questi discorsi conviviali, o comunque non saprei dare una... Adesso arriviamo a 16, 26, 16, 10, grazie.
Ecco, nell'interrogatorio che lei rende al dottor Imposimato il 16 ottobre del 1982, sì. Lei descrive questo episodio, dice: nell'ambito del Ministero dell'Interno, tra le persone che secondo Fabio e Alfredo De Felice avevano dato la loro adesione al golpe borghese, c'era Federico D'Amato, legato da vincoli di amicizia ad Alfredo De Felice, che ne parlava in termini confidenziali. E queste ovviamente sono notizie che lei apprende perché sono riferite a fatti precedenti, sì. Quindi in quelle riunioni conviviali o meno a cui ha fatto riferimento. Questo in particolare non lo ricordo. Non se lo ricordo, ricordo. No, no, ricordo la, tutta la prima parte della frase, ma la ricordo, diciamo, sul ruolo di D'Amato, Viminale, eccetera. Non ricordo che questa cosa che fosse amico personale di Alfredo, non. Ma la lettura conferma insomma questa dichiarazione. Come? La conferma questa dichiarazione che le dichiarazioni le confermo perché sono dichiarazioni che io ho fatto riferendo quello che sapevo. Sì, questo in quel è rivelato, ma quando mi è capitato una volta in modo grave, qualche altra volta ho sempre corretto i miei ricordi. No, è la regola processuale, sai, tutto qua, sì. Per quello che si conferma. Nel descrivere questo episodio, poi ne descrive un altro ancora più particolare, ecco, che riguardava una protesta di piazza nei confronti del governo Tambroni. Lei ricorda questo episodio che le raccontò De Felice? Si ricorda dove si recò durante questa manifestazione di piazza? Non se lo ricorda. Allora, a pagina 6. Che era in qualche ufficio a dirigere qualcosa personalmente, guardi, no? Guardi, esattamente, a pagina 6, sì. Lei dice: ricordo che Fabio, Alfredo De Felice ed altri, in circostanze che non sono in grado di precisare, date il tempo trascorso, mi dissero che durante le manifestazioni di Porta San Paolo a Roma contro il governo Tambroni, lo stesso Fabio De Felice era al Viminale, sì, sì, sì. In grado di controllare la situazione assieme ad Amato. Sì, sì, ora lo ricordo. Ricorda questo, sì, episodio, è un fatto, diciamo, sì, sì. Che attesta una conoscenza importante tra De Felice ed Amato. Sì, sì, sì. Ecco, un altro contatto a cui lei ha fatto riferimento è la signora Francini. Vuole riferire chi è e che cosa. Chi è? Difficile. Che cosa difficile, diciamo, ha vissuto lei personalmente? Quella signora Francini per me era una persona che viveva in questo paese vicino al mio paese natale, che era Forano, mi sembra Forano, insomma, un paese della Bassa Sardegna. E una personalità curiosa perché ci siamo trovati amica, molto amica, tanto da insomma averlo protetto e assistito durante la latitanza di Fabio De Felice e probabile connessione con il tal Fenwick, che era, non ricordo male, della Selenia, insomma, di una ecco, ditta di elettronica militare, ma a dire di De Felice della CIA, funzionario della CIA, che poi sarebbe l'uomo che doveva fare da ponte con i servizi e con Nixon per dare l'autorizzazione al golpe finale, al golpe borghese. Questo Fenwick aveva una villa in questo stesso paese, Forano, e quindi insomma, mi diceva che era, il contatto era questa Maria Francini, che tra parentesi poi, che faceva anche cose strane, per esempio una volta organizzò una cena, me lo ricordo, tra metà erano, diciamo, invitati alla Semerari con esposte le catene con la svastica, e l'altra metà erano ebrei, insomma, quindi creava strane situazioni, che però poi avevano, per quello che mi risulta, per esempio De Felice una parte della sua latitanza la trascorse, esatto, a Londra, ospite di una rete di ebrei amici della Francini, che avevano creato questa rete di assistenza. Ecco, questo è quanto lei mi risultava. Sì, ma lei ha conosciuto qualcuno della famiglia Fenwick, cioè, che era quella collegata con la Francini? Non lo ricordo, se la moglie di Fenwick poteva essere presente a questa
cena un po' bizzarra alla quale stavo accennando, francamente in questo momento non lo ricordo. Lo ricordo. Allora, l'interrogatorio del 27 ottobre del 1982, sì. Lei, dopo aver spiegato questo fatto che ha appena raccontato alla corte, quindi della, di Fenwick, Selenia, Cia, eccetera, dice: non ho mai conosciuto il Fenwick, mentre ho conosciuto la moglie e la figlia, esatto, a casa di Maria Francini, sì, in occasione di una delle cene alle quali eravamo presenti De Felice, la moglie, Semerari, io, Francini, sì, il marito e qualche altra persona di Forano. Quindi, diciamo, sì, non è soltanto un racconto che lei apprende, sono persone realmente esistenti che lei ha conosciuto. Sono persone realmente esistenti. Ecco, e questo Fenwick lavorava alla Selenia e sarebbe un agente della CIA, glielo ha detto De Felice. De Felice, sì. Ecco. Che sappia, queste persone hanno aiutato De Felice nella latitanza a Londra dopo le catture del golpe borghese? Che io sappia sì, nel senso che io sappia De Felice era a Londra ospite di famiglie di religione ebraica, insomma comunque collegate a queste alle quali sto facendo riferimento, cioè quindi a Fenwick, alla Francini, eccetera, eccetera. Ecco, senta, in tema di, diciamo, rapporti con apparati istituzionali, lei sa se qualcuno del suo gruppo ebbe contatti con il colonnello Santoro, un nome che abbiamo già sentito per la corte? Beh, il colonnello Santoro noi lo incontrammo diverse volte a pranzo, a cena, villa di Semerari, insomma nella villa vicino al mio paese di Semerari, se è questo è quella a quale sta facendo riferimento, diciamo. Ecco, il colonnello Santore riferisca di un episodio del tutto particolare. Sì, se se lo ricordo. Vuol dire l'arresto di lui. Esattamente, certo. Sì, mi colpì particolarmente che questo colonnello Santoro aveva la fama di, insomma, di un uomo duro e volitivo, un omone, un masone importante, eccetera, e una moglie piccolina, e raccontava di questa cosa dell'arresto di Loi, dicendo che aveva telefonato al padre per dire di far consegnare il figlio con l'intento chiaramente di farlo scappare, insomma. Stiamo parlando del figlio del pugile, del figlio del pugile, sì. Mentre il pugile, che era un integerrimo, porta il figlio in caserma, e allora ci raccontava questo colonnello Santoro che lui scappa nei propri appartamenti e chiede alla moglie cosa devo fare, e la moglie dice: beh, a questo punto, per il codice, cioè, nella descrizione, anche per i tipi fisici, ci colpì particolarmente perché quest'uomo con questa anche aura nera importante, insomma, sembrava invece molto molto condizionato da questa ma, signora. Diciamo, la sorpresa di Santoro qual era? Era che si fosse consegnato. Certo, e che aveva dovuto arrestare chi? Loi, figlio del Vittorio Loi, che era un... Era un... Non se lo ricordo, allora glielo dico io. Nell'interrogatorio del 19 aprile 91, davanti al giudice istruttore Salvini, lei dice che era rammaricato per aver dovuto arrestare un camerata. Ah, sì, vabbè, scusate, ma io certe cose non ho fatto notorio, scontato, diciamo. Va bene. Sono quasi alla fine, Ecco, senta, un argomento diverso. Nel vostro ambiente giravano i fogli d'ordine nuovo? Sì. Ecco, chi li ha portati? Lei ne parla in diversi interrogatori. Non me lo chieda, perché la storia dei fogli d'ordine nuovo la ricordavo male anche a suo tempo, ma adesso non saprei proprio ricordare. Mi ricordo che c'erano questi fogli d'ordine, mi ricordo che c'era di mezzo comunque il gruppo del Nord... però adesso ne sfugge una vicenda. Adesso l'aiuto io, sì, con la memoria, perché ne parlo in due interrogatori, sì. Ecco, il primo è quello del 24 febbraio 1983 a pagina 3, in cui dice questo: prendo visione dei fogli d'ordine allegati al rapporto della questura di Treviso del 21 3 79. Mi è scritta molto
e tutto in fotocopia, posso dire che essi, ossia i fogli, vennero redatti in comune tra il gruppo del Nord, me, Calore, Signorelli e De Felice, con contributi di diverso peso. Per quanto riguarda il foglio d'ordine del maggio 78, sono i fogli d'ordine che abbiamo consegnato marzo e maggio 78, faccio presente che innanzitutto che il simbolo dell'ascia bipenne può essere stato apposto o con un cliché in possesso di Calore che io stesso che vidi, ovvero con un altro come quello che aveva Calore. Ecco, quindi lei ricorda che questi foglioloni giravano, chi li aveva fatti, da dove provenivano? Sì, ripeto, continuo a non ricordarlo bene, ricordo che furono fatti, che intervenne sia Calore che il gruppo del Nord, che fu un lavoro collettivo, che come al solito, se non ricordo male, ci fu anche qualche polemica a proposito di qualcosa. Esattamente, ci fu la polemica perché nel caso di arresto di un militante, perché c'era, secondo alcune indicazioni, ricorda questo fatto? Vagamente, comunque, perché secondo alcune indicazioni doveva essere abbandonato il militante arrestato, secondo altri invece propugnate da voi bisognava intervenire a suo aiuto. Ecco. Ecco, ricorda se questi fogli venissero poi distribuiti anche come propaganda, come diciamo norme di istruzione dei vari militanti? Sì, sì, venivano distribuiti, adesso non so se come propaganda proprio anche all'esterno. Forse propaganda no, ma come distribuiti come al circuito dei militanti e ricordo dei viaggi con questi fogli di ordine, persone che si occupavano di distribuirli nelle varie parti d'Italia, venivano portate a Milano, insomma. Ho capito. Ecco, le faccio l'ultima domanda, che più che una domanda è una, insomma, una conclusione che lei già ha già detto e lo ha già ripetuto anche al processo Cavallini. Sul disegno eversivo, ecco, lei ha dato un, per la sua esperienza, quindi diciamo che è un test che ha vissuto da di dentro. Lo spontaneismo esisteva oppure era un fenomeno, diciamo, riconducibile a una struttura più organizzata e strutturata? È un giudizio, mi rendo conto che è un giudizio. Sì, è un giudizio, diciamo no, che è un giudizio che si deve basare su dati su, di fatto. Su dati di esperienza. Sì, dati di fatto, la mia esperienza del periodo mi portavano a credere che sicuramente c'era un fermento spontaneo di episodi, sarebbe anche impossibile smentirlo perché ci furono. Però c'era anche una grande continuità, come si è visto molto spesso, gli stessi personaggi, come non so, Dantini che faceva da... Quindi diciamo, era una cosa anche in parte gestita, dico in parte perché, in primo luogo perché mi sembrava così, e poi in secondo luogo perché queste dinamiche, non ho fatto parte di questi gruppi, quindi non conosco con precisione, diciamo, certi aspetti del... Che lei si esprime in termini molto pesanti sotto questo profilo. Spero anche con... Se posso leggere, ritengo, questo lo dice nel processo Cavallini a contestazione di quanto, a contestazione, a ricordo della memoria di quanto già dichiarato, lei dice ritengo, e per questo è un giudizio, che lo spontaneismo armato sia l'espressione strategica fondata sull'analisi del periodo attuale del disegno eversivo di destra. In sostanza, la spontaneità, tra virgolette, è relativa indipendenza dei gruppi armati, lungi dall'essere segni focolai isolati, e qui il punto, costituiscono una precisa, anzi un preciso schema operativo. La destra, infatti, ha volta per volta ho usato strumenti diversi di destabilizzazione, dal colpe al partito armato, tutti però riconducibili ad una medesima ideologia e da un medesimo gruppo intellettuale. Sì, cioè c'è una stessa matrice che dirige
Beh, qui la questione probabilmente conferma, questo giudizio è un giudizio che lei dà, lo chiarisca meglio. Beh, la differenza tra quello che ho detto e quello che c'è scritto, sono tutte e due opinioni. Sì, però andiamo ai fatti che lei può mettere in campo. La differenza è questo il problema, la differenza è che quel giudizio si fonda su una conoscenza che non è riconducibile o non è semplicemente riconducibile, o io non sono in grado di ricondurre a dei fatti, piccoli fatti specifici, è un atteggiamento generale, cioè non credo che esistesse, come dire, il grande vecchio che gestiva e decideva le varie strategie a secondo dei tempi, ma nei fatti tutta una serie di meccanismi facevano sì che poi quello che poteva essere giudicato del tutto spontaneo fosse in realtà suggerito, gestito. Basta vedere, che ne so, l'ha detto prima, l'ha ricordato prima e forse può fare riferimento anche a altre fonti, il ruolo di Tantini con terza posizione, no, che non era spontaneismo, diciamo. Però comunque queste funzioni di raccordo, di gestione di cose si sono continuate sempre sul piano del mio giudizio, non sto riferendo di cose. E quindi secondo me era la modalità adeguata ai tempi per comunque proseguire in azioni che avevano lo stesso tipo di ragioni. È un pochino quello che dicevo prima su quello che ci differenziava me e Sergio con altri gruppi anche appunto spontaneisti, che secondo noi il loro spontaneismo e le loro posizioni erano strumentali e erano comunque un modo per affrontare una realtà che li spingeva a queste innovazioni, ma conservando tutto sommato tutto il corredo ideologico che avevano in precedenza. Come ripeto, sono se un suo giudizio basato sulla sua esperienza, diciamo, mia esperienza, un certo periodo di tempo, ecco, se vuole, ecco, riferire no. L'ultima cosa, lei diciamo, spesso, si dissociò totalmente dopo nell'ottobre sì, 79. Molto spesso ci sono delle cose che è veramente molto difficile spiegare. Faccio un esempio che forse può chiarire. Una volta si parlava del porto delle nebbie a proposito del Palazzo di Giustizia di Roma. Allora, per esempio, lì chiedersi c'era una regia? No. Non c'era nessuna regia? No. È una cosa più sfumata, sì, più intrecciata, è anche più complicata da piena cogliere, di elementi, no? Per cui, che ne so, in quel caso lì, anche semplicemente che i magistrati avessero avuto un certo tipo di formazione e certe idee, rendeva automatico il fatto che poi si comportassero in un certo modo, non c'era bisogno del grande vecchio. Mutate le cose, si può fare un ragionamento analogo su questo. Io non conosco, ne so se ci sono elementi specifici di connessione, so che valutato da un altro punto di vista, cioè da un punto di vista che può avere, che ne so, un sociologo, uno storico, certe cose mi sembrano di quel tipo di evidenza. Poi... Esatto, infatti lei in questo termine si esprime. Va bene, io non avrei altre domande per il momento. Bene. Grazie. Avvocato Forti del Collegio di Parte Civile, buongiorno signor Leandro, le farò qualche domanda, approfondimento di domande soprattutto in relazione a quelle che le sono state poste dai procuratori generali. E in particolare su altri soggetti che potevano avere contatti con i servizi, in particolare Aldo Semerari, le risulta che avesse contatti con i servizi di sicurezza? La questione è che Aldo Semerari certamente che aveva contatti con i servizi di sicurezza, soltanto che Aldo Semerari faceva anche una professione che rende normali i contatti con i servizi di sicurezza, i contatti con la Camorra, i contatti che faceva la ricollegaggio. Quindi c'era consapevolezza anche di questo nelle riunioni che faceva? Sì, certo, come no, ma ci venivano... Per dire, c'è stato ospite Ferracuti, ecco, che ci riferiva particolari della gestione del caso Moro, cioè era una cosa... Ecco, mi ha anticipato la domanda. Sì. Lei appunto racconta di questo episodio specifico, sì, in cui c'è il professor Ferracuti, sì, e in particolare in un'occasione conviviale, può raccontare... Faceva parte di questo gruppo
creato per gestire il caso Moro, che credo fosse sotto il controllo, comunque una cosa di un americano, che e comunque era ufficialmente, era una cosa ufficiale, era un gruppo ufficiale, sì. E niente, lui ci raccontava varie cose, tra le quali ricordo, mi colpì gli scenari che disegnavano, quindi non so, il fatto che se Moro fosse stato rilasciato doveva essere immediatamente quasi sequestrato e ricoverato in una struttura, insomma, vari particolari sulla gestione di questo caso da parte di questo organismo del Viminale, diciamo. Ecco, questo Ferracudi lo diceva a lei e a chi? A tutti quelli presenti al pranzo, cioè, al quale Palmini fosse presente specificamente al pranzo con Ferragudi, francamente non lo ricordo, però può contare sul fatto che sicuramente c'era De Felice, sicuramente c'era Semerari e poi c'erano vari ospiti che di volta in volta potevano cambiare, poteva esserci, cioè, voglio dire, l'ambito poteva essere, andava da questo, però c'erano spesso anche ospiti, che ne so, appunto indicato dai Mussolini, per dire, ecco, poteva essere ospite lei o altri, o il colonnello Santoro, insomma, episodicamente altre persone, molte altre persone, insomma, quindi non ricordo nel fatto specifico che fosse presente. Ecco, il professor Ferracudi, che lei fosse a conoscenza, era aderente alla loggia P2? Non lo so. Perché sì, abbiamo la lista depositata, comunque lei lo dichiara all'udienza dell'11 luglio 2018 nel processo Cavallini, che la conosceva, in realtà l'ha saputo dopo, comunque sì, avvocato, su domande interessanti. Vabbè. Senta, poi nell'ambito dei suoi rapporti con Gelli, lei ha mai sentito parlare di Genghini? Sì, Genghini... Guardi, non me la ricordo la questione, c'era una questione Genghini che in tribunale, se non sbaglio, se ne interessava Salomone e Centrogelli, però lo ricordo con una grande confusione. Sì, allora è un po' complessa, perché le viene posta questa domanda nel verbale di SIT del 9 maggio 2018 davanti alla procuratore generale, e quando le chiedono Mario Genghini, lei adesso non ricordo, e l'ufficio informa il test delle dichiarazioni di calore su Genghini. Lei conferma nella sostanza le dichiarazioni di calore. Ora, io ho il verbale in cui Calore fa queste dichiarazioni che in sede di SIT il signor Leandri ha confermato, un verbale del 24 maggio 83 davanti all'ufficio istruzione del Tribunale di Roma. Calore è deceduto, quindi sono atti irripetibili che comunque sono, non so se sono già stati prodotti anche dalla parte civile, ma se non lo sono lo saranno. Ecco, dice Calore che parla, e quindi si riferisce ad Aleandri, in particolare mi disse che tramite Gelli e De Felice aveva saputo che era in corso un tentativo di salvataggio di tale Genghini, costruttore romano, dalla tempesta giudiziaria che si stava battendo su di lui tramite opportuni interventi presso la magistratura romana che stava istruendo il relativo processo. Aggiunse nell'occasione che tale salvataggio era un'operazione che in un certo qual modo mirava ad ottenere, tra virgolette, riconoscenza da parte dell'onorevole Giulio Andreotti, senza peraltro specificarmi nelle modalità del salvataggio, negli eventuali collegamenti che legavano il Genghini alle persone di Andreotti. Le conferma questa dichiarazione? Sì, sì, conferma. Le conferma, perfetto. Poi... le chiedo, prima abbiamo parlato del suo sequestro da parte dei suoi sodali, io le chiederei invece se ci potesse raccontare le circostanze in cui è avvenuto il primo sequestro che lei ha subito. Beh, sono molto semplici, nel senso che il primo sequestro è avvenuto qui, fuori. È stato dovuto al fatto che mi era stata data da parte della Banda della Magliana, in particolare Giuseppucci, una borsa di loro, erano sotto pressione per operazioni di polizia, quindi mi fu data una borsa di armi
che io portai a Tivoli da Italo Iannelli, che aveva il nostro deposito, chiedendo di tenerle però separate. In realtà Iannelli, o non capendo Italo, o non capendo bene, o facendo confusione, insomma, o per qualche altro motivo, li trattò come la nostra normale dotazione, che, come ho premesso, noi svolgiamo un po' questa opera anche logistica, di fornitura, quindi c'erano varie persone che potevano prendere. Queste armi furono distribuite e in parte si persero, ecco, comunque quando quelli della Magliana me li richiesero non era possibile rimettere insieme tutto il quantitativo di armi. Quindi io presi tempo, mi negai, feci tutta una serie di cose finché venendo per qualche motivo, credo per incontrare Salomone Orlandi lì, qui in Palazzo di Giustizia, che a Pazzale Clodio, all'esterno, subito all'esterno, fui sequestrato e tenuto, portato in un appartamento, credo di Aciglia, e tenuto prigioniero lì per alcuni giorni. Contattai, diciamo, i miei e loro misero insieme delle armi in sostituzione con queste, che alcune erano irreperibili, diciamo, in quel momento, e consegnarono queste armi sostitutive a esponenti della Banda della Magliana alla stazione di Trastevere, dove io fui portato come per uno scambio, no, tipo un sequestro, insomma, c'è lo scambio. Io fui rilasciato e loro presero le armi che avevamo dato. Ecco, chi contattò dei suoi? Lei ha detto contattati i miei, si ricorda? Contattai Mariani, probabilmente, non me lo ricordo adesso il numero di chi potevo contattare, forse Mariani, non lo ricordo. Si ricorda se Carminati ebbe un ruolo nella trattativa? Sì, Carminati si presentò un paio di volte sotto casa mia per cercare di mediare in questa cosa, ma così non ci siamo neanche incontrati, insomma, non ho avuto... Qual era il suo contatto, cioè la sua conoscenza, come si esplicava la sua conoscenza con Carminati? No, noi ci conosciamo proprio con Carminati, siccome noi eravamo un gruppo di fede ideologica, cioè la sua, e poi c'erano anche amicizie, ma Grazio Scorza era una sua conoscenza, un suo amico, quindi lui stava facendo da mediatore per evitare conseguenze peggiori. Ecco, ma Carminati aveva dei contatti al di là di questo episodio con la BA, perché proprio Carminati si è speso? Siamo sul notorio. Se sì, vuole sapere però chi era Carminati, l'abbiamo letto. Sì, no, però nello specifico episodio, ma non, diamolo per scontato. Per notorio, avvocato, siamo d'accordo? Vabbè. Vabbè, comunque, diciamo, Carminati arrivava, era lui, cioè non è che è stato incaricato da noi, quindi lui arrivava si faceva l'autore di un messaggio della Banda della Magliana. Questo, poi il resto. Senta, e poi parlando invece del periodo in cui Diorio e prima ancora i De Felice erano a Londra latitanti, lei anche in un periodo successivo ha conoscenza di altri soggetti, immagino di sì, che erano rifugiati a Londra? Ne sono a conoscenza dai giornali, non sono cose che conosco direttamente per molti motivi. Insomma. Tipo Clemente Graziani, lo sa? Ah, no, vabbè, sì, Clemente Graziani, sì, così, sì. Ecco, quello lo sa, non dai giornali, no, lo sapeva per ragioni di militanza. Perché poi lui, adesso non lo davo, perché fece un periodo di latitanza in Inghilterra e poi si trasferì in Sud America, forse prima passò per la Spagna, insomma, comunque poi andò in altre località. Ecco, sempre di quel periodo lì conosce altri soggetti che erano latitanti in Inghilterra? Sempre per sua conoscenza diretta e non perché l'ha saputo. Non mi sembra. Mauro Meli? Mauro Meli? No, non è una persona che... Clemente Graziani, sa se in Inghilterra aveva gli stessi appoggi dei De Felice o erano diverse strutture che lo appoggiavano? Io credo fossero strutture diverse, perché quella dei De Felice mi sembrò una cosa episodica.
proprio sì, per i Deferice, proprio per una serie di rapporti anche personali dei Deferice con la Francini, con i Fermi, non mi sembrava una cosa strutturale, non mi sembrava una rete a disposizione, mi sembrava una cosa ad persona. Invece Clemente Graziani aveva qualche conoscenza, no? Cioè sua conoscenza di una struttura esistente? No, non lo so che struttura, io anche ho fatto anche lì da messaggero, perché per un po' di tempo ho anche incontrato la moglie di Clemente Graziani per lo stesso motivo, cioè per un motivo analogo a quello per il quale incontravo Gelli, nel senso che ci riferiva delle cose di Graziani, diciamo, che ci voleva far sapere, però non ne sapevo. Incontrava, ha detto chi? Come? Gelli? Da chi si faceva dare informazioni su Graziani? No, per un periodo sono stato in contatto con la moglie di Graziani che ci riportava sue notizie, diciamo, o comunque ci riportava cose che Graziani aveva interesse che noi sapessimo. Sì. Diciamo. Senta, un'ultima domanda. Lei prima ha fatto riferimento al fatto che Fenwick era stato colui il quale aveva dato, diciamo, il controordine in relazione al golpe borghese. È quello che mi veniva. Ecco, si ricorda, faccio riferimento alle sue dichiarazioni del 9 maggio dell'84 davanti alla PM, al Procuratore della Repubblica di Firenze, che cosa anche rappresentava questo controordine rispetto anche alla posizione di Gelli? Non so se ho capito bene, ma quello diciamo, l'opinione che ci fu, non la mia opinione, ma un'opinione ovviamente di chi l'aveva vissuta questa cosa, ovvero di De Felice, era che in realtà Gelli avesse in questo modo creato una sorta di enorme arma di ricatto, perché comunque si erano esposti tutta una serie di persone che potevano essere ricattate. Fondamentalmente Gelli il potere, cioè, ce l'aveva già, diciamo, il suo progetto di piano, quello del piano rinascita, eccetera, doveva essere un modo per manifestare anche politicamente e in modo istituzionale quel potere che in quel momento aveva soltanto in modo, come dire, occulto o comunque non completamente palese. E quindi la valutazione di De Felice, così la nostra, era quella che, oltre al mancato intervento, mancato assenso americano, Gelli avesse ritirato il suo consenso perché così era in possesso di un'enorme arma di ricatto e nello stesso tempo, come dire, forse era il meno interessato ad un colpo di Stato, nel senso che già lui in questo Stato aveva un enorme potere che in quel momento pensava addirittura di istituzionalizzare, cioè con una riforma che proponeva. Quindi un piano rinascita dello Stato e anche con il possesso di organi di informazione, quindi con tutti i gangli, no? Quindi aveva, come dire, in qualche modo ritenevamo che avesse una sua posizione autonoma rispetto ai problemi, rispetto ai progetti di cambiamento. Si può parlare di un golpe bianco? Sì, nella logica di golpe bianco. Queste definizioni che sono soggettive. No, vabbè, io mi riferisco a quello che ha dichiarato, poi chiedo le spiegazioni. Bene, un'ultimissima domanda. Lei era a conoscenza di rapporti tra Facchini, quali erano i rapporti tra Facchini e Freda? Beh, sì. Cioè, avvocato... Facchini e Freda. Vada oltre, queste sono cose che stesso gruppo, insomma, ormai sono sui libri di storia. Vabbè. Allora ho finito. Che era conoscenza, rispondere, cioè, era lo stesso gruppo, no, che era conoscenza di Aleandri. Basta, ho finito. Allora, solo una cosa mi interesserebbe dopo. Posso fare anche dopo alcune precisazioni sul tempo
delle visite all'Excelsior, e l'ha trattato adesso la difesa. Allora, possiamo prendere come punto di riferimento alcuni fatti, certo, che sono l'arresto di Concutelli è del febbraio del 77, 13 febbraio 77. Gli incontri con Geli li ricolloca prima o dopo questo fatto? Ho richiamato, chiedo scusa, l'arresto di Concutelli perché a seguito di quell'arresto ci fu quella riunione con cui lei ha cominciato stamattina la sua deposizione. Quindi la creazione di un organismo strutturato, i nomi di copertura, sì, eccetera. La riunione avviene tempo dopo, non so se forse lì c'è qualcosa che... In realtà dopo l'arresto di Concutelli io incontro per la prima volta Signorelli. Questo è... Ecco, quindi, oh, perfetto. Una decina di giorni dopo. Poi, dopo, sì, in qualche modo successivo, c'è questa riunione con Davide. Io sinceramente non voglio avventurarmi perché... Per natura della mia mente ho sempre avuto enormi difficoltà, purtroppo coadiuvava il mio povero amico Sergio Calore che invece ricordava tutto e io facevo aggiustare. Bene, allora però aiuto alla sua memoria per ricostruire poi dopo... lo possiamo ricostruire solo con eventi. Con eventi. Allora, lei prima ha detto a nostra domanda che dei suoi rapporti con Geli erano, cioè lei riferiva... Sì. E tra le persone che erano a conoscenza di questi suoi rapporti, di queste sue visite all'Excelsior, c'era anche Signorelli. Ora, siccome lei Signorelli lo conosce dopo l'arresto di Concutelli nel 77, desumo che questi incontri siano quantomeno nel 77, quantomeno, certo, giusto? Perché può essere? Certo. Presidente, ma mi scusi, se l'ancoraggio storico fattuale è... E adesso ci arrivo, no, perché no, le spiego perché, cioè le spiego, non voglio spiegare niente, però ecco, sul discorso del sequestro del figlio di Ortolani, era in atto il sequestro oppure era un fatto pregresso che veniva commentato da Ortolani? Certo, ma infatti probabilmente... Cioè era ancora in catena il figlio? No, probabilmente era un fatto pregresso per un motivo, proprio perché Ortolani nella memoria che mi è stata letta si lamentava del ruolo dell'avvocato Minghella, quindi evidentemente era già venuto fuori... Okay. Un ruolo di questo avvocato, quindi diciamo non parlava del sequestro, parlava del ruolo dell'avvocato, quindi è un fatto successivo alla liberazione dello stagio. Beh, io adesso questo non lo ricordo, vabbè, però diciamo in questo modo si può collocare. Ecco, poi le faccio le do un altro punto di riferimento che è un dato fattuale che lei ha detto. Lei ebbe modo di vedere all'Excelsior il ministro Stammati? Sì. Ecco. Lo riconobbe? Sì, come no. Perché era un personaggio noto. Mi piaceva scherzare a proposito del ricordo che ha fatto l'avvocato della mia età, mi piaceva scherzare sul fatto che eravamo in anticamera e io sono entrato prima di Stammati. Ecco, lei riferisce, come Stammati è stato ministro in diverse legislature, però riferisce in un interrogatorio che era ministro di un particolare ministero, che ci colloca ulteriormente, ci circoscrive temporalmente questi dati. Si ricorda di quale ministero occupava? No. Allora glielo dico io quello che ha dichiarato nel verbale del 26 ottobre 1982 a pagina 3, dice... Salomone mi disse che Stammati, perché poi le riferisce questo episodio, addirittura passa prima del ministro da Geli, lo riferisce a chi di dovere, mi disse che Stammati era andato da Geli per sottoporre la sua visione ed approvazione i disegni di una legge finanziaria che doveva essere portata in Parlamento dallo stesso Stammati, che all'epoca mi pare fosse ministro del Tesoro. Conferma questa dichiarazione? Come le altre, certo, non mi ricordo. Come le altre, però... ecco, se noi andiamo a vedere la storia politica di Stammati, è ministro del Tesoro dal 76 al 78. Se uniamo quello che ha detto lei prima dell'arresto di Concutelli, queste visite sono, questo è deduttivo ovviamente, tra il 77 e il 78. Posso dare gli elementi per il riscontro, poi il resto del lavoro. Come, abbiamo messo a punto alcuni dati. Basta, non ho altre domande, Presidente. Di Diorio, quando è stato liberato Diorio.
Quando è stato liberato non De Iorio, perché era latitante De Iorio, quando è stato liberato De Felice. De Felice. Va bene? Dopo porteremo anche i dati delle materie di vediamo quali. Va bene. 77 ne aveva 22. Va bene. Senta, volevo chiederle io solo una cosa. Allora, voi vi finanziavate, autofinanziavate con rapine o altro. Lei ha avuto informazione, conoscenza o comunque intuizione che ci fossero in missione di fondi ai vostri gruppi, alla vostra organizzazione dall'esterno? No. Solo le per vostre... Per quello che ci ha riguardato, sì. Tutti i fondi... Ma chi teneva la cassa, comunque chi disponeva del denaro, chi aveva? In questo periodo io fondamentalmente, ma semplicemente perché anche lì con le questioni dei ruoli, no? Poi ci doveva essere adesso, bisogna andare a riprendere, l'avrò descritta, la suddivisione, chi doveva fare delle cose. Poi ci siamo trovati a dover appunto trovare dei finanziamenti, trovare dei soldi. Per certi motivi qui c'era una facilità, una contiguità, perché Aldo Tisei e altre persone avevano conoscenza con elementi della malavita che ci potevano... io non avevo mai fatto una rapina, insomma. Quindi per una serie di motivi, alcuni anche un po' casuali, poi cominciamo a farle qui. Tenevamo quindi i fondi qui per il giornale, per tutte le varie spese. So che per esempio in modo autonomo al nord Fachini e il suo gruppo le facevano, perché poi avevano per esempio le loro spese, per esempio Cavallini, tutte le spese della ritanza di Cavallini, e poi erano finanziate così, diciamo, ecco. Quindi da questo punto di vista non è che fosse una cassa centrale, diciamo, di tutto il movimento, era la cassa delle cose che facevamo noi, che poi diventava centrale perché, non so, il giornale lo finanziavamo con questi soldi, non è che gli altri tirassero fuori altri contributi, lo finanziavamo noi con questi soldi. Lei ha detto che l'intervento per De Iorio era stato sollecitato da chi? Da De Felice. Da De Felice. E quindi a quei livelli De Felice, lei... può escludere che non ci fossero contatti anche in grado di poter portare del denaro all'organizzazione? No, non posso escluderlo. Ci sono contatti e rapporti di ogni tipo, mi è parso di capire. Poi per esempio, non lo so, per dire, c'è tutta la... non so, De Felice... producevano in un certo periodo Politica e Strategia, sempre appunto con la parola di Iorio, che era una bella rivista, insomma. Che doveva essere finanziata, evidentemente. No, non so se fosse lo stesso di Iorio, non ne ho idea, che avessero fonti di finanziamento. No. Posso, Presidente, la posizione sua è di calore, di contrasto, di netta contrapposizione ideologica rispetto ad eventuali accordi con Licio Gelli e con quello che rappresentava. Era nota solo a lei e a Calore o era nota anche più su? Siccome lei ci ha raccontato, ci ha scritto con una frase coniata da lei: noi non siamo un'agenzia, io non volevo essere un'agenzia del crimine a pagamento. Sua convinzione, sua e condivisa da Calore, di non voler avere rapporti ideologici con Gelli, non voler essere strumento di Gelli, lo disse già nell'82-83, mi sembra, dottor Zincani, era nota? Sì, l'avevamo, tanto che provocò una frattura, no? tra di noi. Quindi se qualcuno dei suoi capi o comunque avesse preso già soldi da Gelli, avrebbe potuto dirlo a lei?
No, certamente no. Ecco, grazie. Bene.